Ringrazio il professor Mattia Sella e ringrazio la Fondazione Sella e l'Accademia delle Scienze per questo invito. Inizio il mio intervento con un brevissimo riferimento allo stato dell'arte sulla storiografia delle donne in Italia. A lungo, troppo a lungo, e questo sicuramente fino almeno 2 o 3 decadi fa, la storiografia ha trascurato il tema del genere e la storia delle donne. E le donne, le figure di donne sono state sicuramente per quanto riguarda l'Ottocento, il Risorgimento, trascurate, molto marginali nella ricostruzione storica. E sempre, ripeto, per quanto riguarda il processo di unificazione nazionale, interpretate, rilette come madri, sorelle, compagne, di patrioti importanti. E poi tutto questo è cambiato, fortunatamente, almeno a far data da almeno da una ventina d'anni. E ci sono stati degli studi regionali molto importanti, penso ad esempio alla Scuola del Veneto, alle storiche che si occupano dell'area romana, per quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia, la situazione di Napoli, le storiche che hanno affrontato il caso di studio, ad esempio, di Palermo. Sicuramente in Piemonte molto rimane ancora da fare, ma le studiose che sono state invitate, le colleghe che sono state invitate a questo seminario, a questo convegno, in realtà hanno già contribuito in maniera significativa a colmare queste lacune con studi importanti di cui ci è stata data già una prima lettura e successivamente. Per quanto riguarda i miei studi personali, nel 2011, per il 150° dell'Unità d'Italia, avevo curato una mostra sulle donne protagoniste dimenticate del Risorgimento piemontese e oggi in realtà dirò quindi alcuni, fornirò diciamo degli estratti di una ricerca che in realtà sto ancora portando avanti e che quindi è un lavoro ancora work in progress. Ma mi soffermerò in particolare di questa mia ricerca su temi che sono in qualche modo chiaramente legati al tema dell'istruzione che qui viene trattato. La ricerca indubbiamente parte dal 1848, cioè nel momento in cui la politica entra in maniera prepotente nella vita sociale e indubbiamente da questo punto di vista il Regno di Sardegna e il Piemonte è un caso particolare di studio. Come sappiamo non vi sono le barricate di Milano, di Venezia, la piazza torinese è in qualche modo, come ha detto Isnenghi, una piazza domesticata, governata dall'alto, però ciò non di meno le donne, a partire proprio dal 48, escono in ore e in forme inconsuete e utilizzano anche le nuove forme di sociabilità che sono state offerte, che vengono offerte dalla città. Leggono i giornali che compaiono proprio in maniera massiccia a partire dal 47, frequentano i circoli, i caffè, assistono alle sedute e ai dibattiti del Parlamento. E anche per quanto riguarda i salotti cambia molto il loro ruolo, non sono più le semplici salonniere che l'ancien régime ci ha abituato a conoscere, ma tengono salotti in cui loro stesse hanno un'adesione emotiva, partecipata molto forte alla discussione politica, valga per il Piemonte e per Torino, un esempio per tutti, il salotto di Giuseppina Cavour, che a tutti gli effetti è un salotto politico nel quale la nipote di Camillo parla e discute di politica. Il Piemonte però ha sicuramente una peculiarità, la presenza degli esuli, di cui Esther De Fort è notoriamente una studiosa importante. E anche le esuli tengono, che arrivano dopo la concessione dello Statuto Albertino, che arrivano in massa accanto ai loro mariti e ai loro compagni a Torino, tengono dei salotti. Uno importante è quello di Laura Mancini Oliva, moglie di Pasquale Stanislao Mancini. Certamente nota per la sua opera poetica, soprattutto patriottica, scrive delle canzoni che sono dei veri atti d'accusa contro il malgoverno borbonico di Napoli. E per questo subirà delle censure molto, molto forti, da Torino un controllo stretto della polizia, però accanto a questa produzione patriottica c'è da parte sua un interesse, un sostegno per la scuola, per le allieve maestre che vedranno anche il contributo di De Santis e che rispetto a quello che ci ha raccontato Esther De Fort rappresenta in realtà un tentativo ante litteram, no? È una
un'iniziativa non certo formalizzata, non istituzionale, ma che ci dice davvero del grande interesse, quindi queste patriote, per il tema dell'istruzione. C'è un'altra donna a cui sto dedicando appunto la ricerca in questo momento, ed è Anna Koppmann, boema. Arriverà a Torino insieme al marito Giorgio Palladino Tribuzio, noto eroe del sopravvissuto a 15 anni di Spielberg. Ebbene, questa donna è una politica a tutti gli effetti. Parla con Cavour, con Rattazzi, con Proferio, ma soprattutto svolge un ruolo molto importante nella penetrazione delle opere di Gioberti di Manin, che in quel momento sono esuli a Parigi, in Italia. Contratta direttamente con i tipografi qua a Torino, con i redattori dei giornali, perché è molto chiaro in mente quanto sia importante la diffusione mediatica di quelle opere per la costruzione di un'opinione pubblica nazionale. E nel 1956 si attiva per far pubblicare un'opera, Spilbergo e Gradisca, scene del carcere duro in Austria, erano delle memorie del marito, che vengono messe in vendita a Torino a beneficio dell'emigrazione italiana e della scuola delle aspiranti maestre. Come a dire, c'è già in qualche modo una circolarità degli obiettivi che ho elencato nel titolo della mia relazione e che sono strettamente uniti. Viene evocata la lotta all'Austria, la lotta allo straniero, ma c'è un forte richiamo all'unità patriottica e ancora naturalmente il sostegno appunto per l'opera che le maestre devono svolgere in un'istruzione che si prefigura anche già come un'istruzione patriottica. Molte altre iniziative patrocina Anna Koppmann qua a Torino. Nel 59 il Comitato per i Soccorsi all'Esercito, che in quel momento era occupato nella Seconda Guerra d'Indipendenza, per questo comitato in realtà si attiva in maniera assolutamente moderna, mobilita, cioè le donne di tutte le province italiane attraverso appelli sui principali giornali, sui principali quotidiani. Altre saranno le sue iniziative, soprattutto sempre qui a Torino, soprattutto alla vigilia, quindi del 60 e del 61, comitati sorgono su sua iniziativa per sostenere iniziative garibaldine e patriottiche. E nel 63, insieme alla Mancini Oliva, un'altra iniziativa, quella per ottenere la grazia dei garibaldini che erano stati condannati dopo Aspromonte. E lo segnalo per un motivo, perché per quell'iniziativa la Koppmann prevede una raccolta di firme. Quindi vedete davvero tutte le cose che sono venute qua dicendo ci dicono dell'estrema modernità anche della mobilitazione di queste donne. Radicate certo sul principio di solidarietà femminile, ma ci dice anche di un'abilità straordinaria delle oggi di networking, cioè di fare rete, e anche di fundraising, cioè di trovare dei sostegni concreti e materiali a queste iniziative. Mi soffermo in realtà su un'iniziativa della Koppmann molto legata ai temi dell'istruzione. Siamo nel maggio del 1861, da Caprera, Garibaldi, lei è intima di Garibaldi, c'è un rapporto strettissimo tra i due. Garibaldi le scrive una lettera facendosi tramite, diciamo così, intermediario di un'idea che alcune nobildonne inglesi avevano appunto rivolto a Garibaldi, in particolare questa Julie Salis Schwabe, una tedesca che era diventata però cittadina inglese e che all'Inghilterra aveva fondato il Ladies Garibaldi Fund. Nella lettera appunto Garibaldi scrive ad Anna: la libertà politica, esse dicono, cioè queste donne inglesi che hanno suggerito questa iniziativa, acquistata dalla maggior parte dei popoli della penisola, non basta alle moltitudini, cioè la libertà politica non è tutto, esse devono assaporarne fisicamente i benefici ed attingere quel grado di istruzione che può solo emanciparle dai pregiudizi degradanti in cui le mantiene la parte corrotta dell'umanità. Pane, lavoro ed educazione, ecco la meta che per il popolo si prefiggono anime benefattrici. La donna, con la sua tendenza ad educare la famiglia, idonea e più dell'uomo a tale proposito. Allora, vedete come ancora una volta viene richiamato l'ambito privilegiato nel quale le donne trovano da subito facilmente una collocazione e un riconoscimento pubblico, che è quello appunto dell'educazione, dell'istruzione, che fa riferimento ai classici attributi femminili, l'educazione materna, eccetera, eccetera. Però vedremo tra poco, li elencherò in rapida successione, i punti, secondo me, di grande innovazione di questo progetto.
però mi permetto solo una citazione, apro una parentesi, c'è un fitto carteggio in questi giorni del maggio e del giugno del 61 tra Garibaldi e la Koopman, e in una lettera del 15 giugno del 61 Garibaldi conclude scrivendo ad Anna: giacché gli uomini non sono buoni a far l'Italia, la facciano le donne. E chiudo la parentesi della citazione. Allora, Anna accoglie l'invito di Garibaldi e a Torino siamo dunque a pochissime settimane dall'unificazione e dalla proclamazione del Regno d'Italia, fonda l'Associazione Filantropica delle Donne Italiane, una delle prime del suo genere. Chi fa parte di questo sodalizio? Beh, sono indubbiamente membri dell'aristocrazia e della borghesia torinese, e non solo, anche ci sono molte rappresentanti appunto di questa immigrazione italiana dagli altri stati prioritari della penisola. Ma è certamente interessante vedere, secondo me, una differenza rispetto a precedenti aggregazioni che ho avuto modo anche di studiare e che riguardavano magari gruppi di donne già attive, ad esempio nell'epoca Carlo Albertina, come visitatrici, cioè ispettrici delle scuole. In quel caso erano però donne che compivano quel ruolo in quanto magari mogli di nuovo di importanti filantropi e benefattori. Ora invece l'idea dell'aggregazione nasce internamente a opera di donne, addirittura appunto l'input è venuto, l'abbiamo visto, da donne inglesi, e svolgono un ruolo attivo, un ruolo organizzato. Molti di loro provengono tra l'altro dal Comitato Centrale Femminile della Società Nazionale Italiana, quindi sono già proprio delle patriote a tutti gli effetti, e stringono, questo è molto interessante, una fitta rete di relazioni con aristocratici e borghesi, uomini e donne in realtà, di Napoli, dell'ex capitale del Regno Borbonico, e anche con una certa aristocrazia di origine inglese che trova residenza a Napoli e che è molto attenta ai temi dell'istruzione. Tra i corrispondenti di queste donne ci saranno infatti, oltre alla Schwabe, che a un certo punto appunto troverà la sua residenza a Napoli, il pedagogista inglese Henry Rayford, stabilitosi pure lui a Napoli, Luigi Settembrini, l'alessandrino Giovanni Scavia, già allievo di Ferrante Porti e istruttore della scuola provinciale di metodo, e anche nel 1852 docente di lettere in quella scuola per allievi maestri di Torino che ho già citato prima. Quindi vedete come sono stretti e fitti i rapporti. Pensate che la prima iniziativa di questa associazione sarà l'istituzione di una scuola per fanciulle disagiate a Torre del Greco, che nel 1861 era quasi stata in gran parte distrutta dall'eruzione del Vesuvio. Concludo con delle considerazioni che riguardano in particolare questa iniziativa. Il primo riguarda effettivamente gli obiettivi che tra l'altro verranno enucleati da Felici, da Bevilacqua e da Ida Vegezzi Ruscallo in una pubblicazione che serviva appunto a diffondere una strenna pubblicata a Torino da una tipografia, diciamo, patriottica, la tipografia Arnaldi, e che serviva a diffondere quindi presso l'opinione pubblica gli obiettivi che, ripeto, a mio avviso vanno ben al di là di una filantropia paternalistica di vecchio stampo. C'è qualche cosa di più. Dai carteggi, dagli scambi si intuisce come la conquista appunto della libertà della nazione debba in qualche modo portare anche dei concetti che sono legati all'emancipazione. C'è un abbinamento forte tra patriottismo e rivendicazione dei diritti che non devono andare disgiunti, cioè l'istruzione si deve incardinare quindi al progetto di coesione nazionale. Il secondo punto che mi sembra importante è l'estensione della rete di queste donne, detto, e anche l'uso dei mezzi moderni con questa comunicazione continua con gli appelli ai giornali. Pensate che questa associazione, la sua esistenza nel dicembre del 1861, trova una notizia su The English Woman's Journal a Londra con un articolo dedicato alla The Italian Ladies Philanthropic Association. Quindi di nuovo uno stretto contatto che ci dice ancora una volta della modernità. Altro punto, la consapevolezza dell'importanza di istituzioni di comitati centrali, quello di Anna Koopman a Torino è un comitato centrale, che però è strettamente collegato a una rete capillare sul territorio, e questi sono anni straordinari quindi per Torino, che vede veramente
forte, no? la centralizzazione di importanti attività. Un altro e ultimo punto mi sembra davvero la consapevolezza di queste iniziative di andare ben oltre quindi i confini dell'ex Regno di Sardegna. C'è un senso di italianità molto forte in queste patriote, senza esitazioni indubbiamente, no? Cioè, c'è un già sentirsi veramente nazionali e guardate che molte delle paricelle di queste donne in realtà ancora fino al 1861 molte di loro avevano un concetto di patria che si fermava talvolta al Regno di Sardegna o andava poco oltre, ecco. Il trasferimento della capitale a Firenze avrà un effetto di freno rispetto a molte di queste attività, le interrompe in qualche modo o comunque sposta al baricentro di molte di queste, tant'è che l'associazione filantropica cesserà la sua esistenza nel 1864. Però voglio in conclusione sottolineare davvero il ruolo attivo, secondo me, giocato proprio in questo decennio preunitario. Nel momento della guerra guerreggiata, indubbiamente una, secondo me, forte intraprendenza viene accettata dai patrioti uomini e concessa alle donne. E forse invece in attività, in iniziative poi successive, penso ad esempio all'Istituto delle Figlie dei Militari di Torino, questo elemento verrà poi in qualche modo meno, no? Ci sarà molto di più l'accento sulla tutela moralizzatrice, no? Di quel tipo di istituzioni, ce l'ha già parlato prima, essere De Forte, e sicuramente l'accento verrà posto molto più sui doveri delle nuove italiane che non sui diritti. Grazie per l'attenzione.